Oggi scopriamo due dei libri della nostra biblioteca. Il primo è il libro stampa più vecchio che abbiamo, un'opera latina del 1480 circa. La particolarità è la rilegatura in legno e pergamena. Questo invece è un'edizione del Trattato Medico del Vesalio, medico dell'imperatore Carlo V. Qualche somiglianza con le mie antenate e ho trovato loro tre. Lei è Elisabetta Butterlin Cessel, la mia capriciavola. Lei è Alice Cessel San Lazzaro, sua figlia, la mia cugina. E infine lei è mia nonna. Cosa ne pensate? Dove scoperto un archivio, in particolare due pergamene di Ludovico il Moro del 1497 e del 1499, che sono privilegio al cavaliere Giovanni Antonio San Lazzaro, e la nomina di Giovanni Guglielmo di San Lazzaro da parte di Federico e Margherita Gonzaga al castellano di Pomaro. Per Pasqua mamma ha preparato colazione nella sala da pranzo. Dopo colazione mi sono messa a fare un po' di compiti, mi sono vestita e mi sono truccata dopo mesi. E niente, questo è l'outfit. Dopodiché mi sono diretta nel giardino di casa di mio fratello, perché abbiamo mangiato lì, abbiamo passato il pomeriggio tra di noi a parlare e scherzare, e infine ho cercato una serie TV da guardare, ma senza successo. Oggi andiamo a visitare una delle ale più nuove del castello, ricostruita nel 1850 e conosciuta come l'ala dei bambini o l'ala della servitù, anche se io la chiamerei l'ala dei fantasmi perché qui abbiamo assistito alla maggior parte dei fenomeni paranormali. Oggi scopriamo insieme che cos'è questo libro, al cui interno troviamo l'elenco delle famiglie nobili italiane, predisposto dal CNI, Corpo Nobiltà Italiana. Questa è la nostra pagina e il libro è il libro d'oro della nobiltà. Hey girl, open the walls, play with your dolls, we'll be a perfect family. Di fianco all'ingresso del castello troviamo la chiesa di famiglia, San Giacomo. Fu costruita nella prima metà del 1300. All'interno troviamo una cripta moderna e un'antica, dove sono sepolti i membri della famiglia. Ancora oggi è possibile celebrare cerimonie religiose. Maria Adelaide de Giri sposa Jacopo San Lazzaro nel 1921. Da giovane lavora per il controspionaggio inglese durante la Prima Guerra Mondiale. Gestiva il castello con un pugno di ferro, facendosi rispettare e temere da tutti, compresi i soldati tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Muore all'età di 99 anni nel 1986, lasciando il castello in eredità all'attuale proprietario. When shall we meet again? Stamattina sono scesa ad aiutare papà in archivio a mettere un po' a posto, riordinando abbiamo trovato due cose molto interessanti. I primi sono gli inviti alla famiglia San Lazzaro per il battesimo di Vittorio Emanuele al Quirinale, questi, mentre il secondo è una riconoscenza da parte del papa al protio Jacopo. Oggi andiamo a visitare le stanze da letto del piano nobile. Questa è la stanza blu, anche conosciuta come stanza dei Pizzi. Questa invece è la stanza rosa, dove nel 1911 il duca d'Aosta soggiornò. Infine, questa è la stanza dei fiori, o anche conosciuta come stanza verde. Tutte le camere sono visitabili durante le nostre visite guidate, quindi quando sarà possibile vi aspettiamo. Stamattina nel cassetto ho trovato un po' di giochi antichi, dei puzzle, non lo so. Vedo una tombola, un domino, delle carte. Questo è un gioco del 700 che si chiama L'Oracolo Meraviglioso. E l'ultimo, non so cosa sia, però mi divertiva perché c'era il libretto di istruzioni. Scoperte in archivio, parte 3. Di molte, mi sa. Ieri abbiamo trovato una pergamena dell'Ordine Domenicano, datata 1496, che è stata data ad un San Lazzaro e a sua moglie come riconoscimento del benefatto. E infine, questo è mio padre che vi saluta mentre lavora. Il re Carlo Emanuele III nel 1737 assegna al conte Filippo San Lazzaro il collare dell'Annunziata, la più importante onorificenza di Casa Savoia. Chi riceveva il collare aveva il diritto al trattamento di cugino del re. Giornata tipo nel castello, ho fatto colazione, mi è arrivato l'anello di amore, ero molto felice.
Poi mi sono messa a fare un paio di video in giro e mi sono meglio che porto sui vestiti con l'ascensorina. Nel pomeriggio invece siamo andati al bar di mio cugino a Casale a prendere un aperitivo con i miei genitori e la sera ho cominciato le lezioni e ho studiato con la mia amica Gab. Esatto, fa parte del ramo napoletano della famiglia. Queste sono alcune delle edizioni dell'Arcadia che abbiamo. La prima era un'edizione stampata dal Domanuzio, questa invece è la più antica del 1512, e questa invece è un'edizione in russo che ci hanno regalato. Come potete vedere abbiamo diversi quadri e ritratti in giro per casa e mio padre è un grandissimo fan, ce l'ha pure sulla maglietta. La prima stanza che andiamo a vedere è l'ingresso. Questi sono i quattro cavalieri che hanno fondato casa: Assalito, Burgundio, Guidone e Raineri. Questo è lo scalone principale, questi sono i colori di casa, il rosso e l'oro. Andando avanti ci troviamo nell'antisala da ballo. Questo sofà rotondo serviva per i balli, ma soprattutto per nascondere lo stemma che troviamo qui, nella sala da ballo. Triangoli amorosi anche nel 1800. Moltissimi volevate sapere qualcosa riguardo ai fenomeni paranormali che accadono all'interno del castello, quindi vi racconto di quella volta in cui nel 2017 sono venuti dei cacciatori di fantasmi, i Legends Investigation. Dopo numerose ricerche sono riusciti a trovare due cose molto interessanti. La prima è che nella torre hanno rilevato la presenza di un bambino e sono riusciti addirittura a registrare la sua voce, che sembra quasi dire andate via, lasciatemi stare. La seconda invece sono queste due foto che sono state fatte nel salotto del caffè. La prima foto, se vedete nel riflesso della finestra destra, trovate poi quello che c'è nella seconda foto, solamente messo più chiaro. Questa presenza non abbiamo ancora capito chi è, quindi stiamo ancora cercando di capire questo. E tra l'altro io ero presente al momento della foto, sono sempre nella stessa stanza dall'altra parte. E niente, se avete altre domande potete chiederle a me o potete andare a vedere il video su YouTube cercando Legends Investigation Castello San Lazzaro.